Con noi c'è Gennaro che ha una storia particolare, una storia che arriva dal carcere. Gennaro, innanzitutto, quanti anni e perché sei finito in carcere? Io sto da 14 anni nella CC di Benevento per truffa e ricettazione. Che avevi fatto? Qual era questa truffa? E i biglietti dei parcheggi che io li utilizzavo, manomessi. Manomessi. Sì. Come si cambia? Cioè, nel senso, entri in carcere, esci 14 anni dopo, il mondo attorno cambia. Cambia anche la persona. Cambia tutto, non è come una volta. Il carcere mi ha insegnato tante cose e mi hanno sempre rispettato e voluto bene. Pensi che il carcere sia un'esperienza? Tu sei stato in particolare a Benevento e poi a Napoli, giusto? Sì, 12 anni a Benevento. Pensi che il carcere sia un'esperienza positiva? Cioè, la missione è quella di rieducare la persona. Pensi che effettivamente sia un'esperienza positiva? Qualcuno dice che magari dal carcere esce peggio di prima. Dipende dalle persone come si comportano quando escono da un istituto. Se fanno i reati, penso che rientrino un'altra volta. Tu, dopo il carcere, cosa hai fatto? Cosa hai intenzione di fare? Come ricostruisci la tua vita? Vedo un lavoro, un futuro, cambio la vita, non è che è sempre lo stesso la vita. Il mondo attorno, le persone che sono fuori, come guardano una persona che è stata 14 anni in carcere? Ma le persone di una volta non ci sono più, ma ci sono le persone nuove. È probabile che sono persone simpatiche, educate. Non è più come una volta che c'erano delle persone che io potevo conoscere. Non esistono più. Ti fidi del mondo fuori? Da quanto tempo? Innanzitutto, da quanto tempo stai fuori? Ti Il 20 marzo è un mese. fidi del mondo che hai trovato fuori? Perché non mi devo fidare? Non ho niente a che vedere con nessuno, non appartengo a nessuno. Cos'è per te la libertà? È una cosa bella, che potevi lavorare e vado avanti. Quanto ti è mancata quando eri in carcere, la libertà? A 38 A 38 anni anni. E sono entrato. quanto ti è mancata, nel senso, quando eri in carcere, non poter andare a prendere un caffè, non poter andare in giro, non poter stare con una donna, quanto ti è mancato? E dopo 6 anni ho sbloccato le licenze grazie al magistrato di sorveglianza di Avellino con la dottoressa e il comandante capo della CC di Benevento che hanno saputo del mio comportamento. Le persone che hai incontrato in carcere, come guardie, direttori, come si comportano nei confronti dei detenuti? La maggior parte io lavoravo, stavo sempre per fuori, io rispettavo la custodia e la custodia mi rispettava me. Svolgevo tutti i giorni le mie mansioni lavorative. Hai mai avuto problemi con altri detenuti? No, no, mai con nessuno, sempre buongiorno e buonasera. Mi hanno sempre rispettato come io ho rispettato loro. Che consiglio dai ai ragazzi di oggi che magari si avviano a sbagliare? Se escono e sbagliano fuori, rientrano un'altra volta. Cioè, per loro è un abbonamento, che entrano e escono. Oggi sei con la Caritas, con Don Nicola, cerchi di avere un lavoro, cerchi di impegnarti in questo modo. Come ti trovi qui alla Caritas? Ma mi trovo bene perché mi trattano bene, mi vogliono bene. E la prima cosa che mi hanno dato di più è la fiducia. Però se sto qua perché devo ringraziare la direttrice della CC di Benevento, con gli educatori e con il comandante capo che sto qua. E a finale hanno saputo che persona sono. A me quello che conta è la fiducia che mi hanno dato molto. Perché è una cosa bella alzare la testa e sanno che persona sono. Hai ancora qualche sogno? Il mio sogno è di lavorare, perché non posso stare fermo. Ho sempre lavorato, anche in carcere. Lavoravo, mi davano fiducia e ho lavorato alla direzione amministrativa.